siamo nel pieno del cocktail che precederà il premio Alberto Sordi e qui accanto a me ci sono delle belle signore a cui chiediamo un parere su questo evento, che è giunto ormai alla 12ª edizione. Allora, è la prima volta che venite? La primissima, diciamo il commento forse è meglio farlo alla conclusione. Bianca Maria, tu che sei una veterana di feste ed eventi, non dimentichiamo che di recente hai fatto la Albert Hotel Excelsior, il Gran Galà delle Margherite. Sì. Ecco, che idea ti sei fatta di questo premio che ormai è arrivato alla 12ª edizione? Una bella idea, vedo una bellissima organizzazione, bella gente, sensibilità verso il progetto e bene, penso bene. Solidarietà? Molto, molto. Dove c'è solidarietà, lì sono presente. E appunto Alberto Sordi nella... Alberto Sordi merita questo ed altro. Ma invece, signora? Io sono Anna Zanella di Parma, invitata da Stefania Binetti, faccio parte del comitato d'onore delle Galà delle Margherite da alcuni anni e questa volta è la prima volta che partecipo a questo evento bellissimo in onore di un grande che premia, di cui si sente la mancanza, però che ha lasciato un'impronta indelebile. C'è bisogno di cultura. C'è oggi bisogno di cultura. Non è vero che la cultura non dà da mangiare, la cultura è qualcosa di insostituibile. Credo che tutti i governanti dovrebbero capirlo. Spero che anche a Parma, che sono in corso le elezioni, capiscano queste cose, ne abbiamo un gran bisogno. Carissima Stefania Binetti, tu che sei la creatrice di questo magnifico evento, ormai giunto alla 12ª edizione, mi devi fare un bilancio tuo personale di questi anni, così spesi per il nostro caro Albertone, che meriterebbe l'Oscar. È vero, vabbè, l'Oscar gliel'abbiamo dato noi con la nostra fondazione, ma il bilancio è un bilancio assolutamente positivo, perché stiamo portando avanti tutto quello che lui ci ha chiesto, abbiamo raccolto il suo testimone, per cui continuiamo ad occuparci di anziani e a sostenere la ricerca scientifica proprio come voleva lui. E penso che questa sera gli stiamo facendo il regalo più bello che lui potesse ricevere nel giorno del suo compleanno, donando tutto il ricavato di questa serata alla ricostruzione di un centro polifunzionale di Amatrice. Che servirà è un progetto che servirà per le popolazioni terremotate a creare spazi di incontro e di confronto fra giovani ed anziani. Quindi il nostro bilancio è un bilancio assolutamente positivo e penso che Alberto dallassù sarà felice. Senti, e i malati? Allora, i nostri malati naturalmente non dipendono dalla Fondazione Alberto Sordi, ma dall'Università Campus Biomedico di Roma, che se ne occupa. E quindi sono seguiti egregiamente, perché il Policlinico Universitario Campus Biomedico è uno dei primi nel Lazio, per cui io penso che non spetta a noi parlare dei nostri malati, ma noi possiamo solo parlare dei nostri anziani, che era quello che voleva Alberto, che noi ci occupassimo del fatto che anziani ritrovassero spazi di socialità dove potessero tornare a vivere, e questo lo stanno facendo nel nostro centro. Complimenti cara e tanti auguri. Grazie. 300 anni che grazie. Si possa sempre parlare grazie. Di questo premio. Grazie a voi. Questa sera tra gli invitati c'è un personaggio famosissimo, Patrizia Mirigliani, legato, per chi non lo sapesse, al concorso Miss Italia. Carissima, allora che novità hai da dirmi? Ah, beh, sicuramente ci sarà una nuova edizione Miss Italia, sempre più bella e più frizzante, ma io questa sera sono qui per celebrare un grande uomo, Alberto Sordi, che è stato un nostro giurato a Miss Italia, è stato l'anno di Manila Lanzaro e ho un bellissimo ricordo di lui, di una persona simpatica, umana, e una persona legata al mondo del sociale, legata alla sensibile verso il mondo dei vecchi, dell'anzianità e dei giovani, perché continua a piacere ai giovani. Io ho un figlio di 25 anni che ama più di ogni cosa Alberto Sordi. Beh, se ne fanno fatto il Marchese del Grillo, sì, sì, e io sì. Me lo sono vista per l'ennesima volta. È un grande, rimane nella storia. Rimane una delle più grandi icone della storia del cinema. Sì, sì. Bene, ma anche tu sei un'icona. Grazie. Va bene?
Giovane icona. Tanti auguri. Grazie. Io devo ringraziare la Presidente della Fondazione Binetti che mi ha invitato questa sera. Non potevo mancare, l'ho promesso di esserci, sono grato di questo invito perché si impara sempre qualche cosa. E poi è un messaggio solidale, importante, quando la cultura, l'arte, il cinema si uniscono e sostengono una, diciamo, un momento di solidarietà. È molto importante esserci. E ne abbiamo proprio bisogno di questi tempi. Ne abbiamo sempre bisogno, ogni giorno, però il nostro popolo è fatto così e sicuramente anche Alberto Sordi ci ha insegnato ad essere così. Grazie. Grazie.